Buongiorno, oggi vi parlo di un libro che è da un po' che ho sul mio comodino, Casio Esiguro, Clara e il Sole, e ho titubato un po' prima di leggerlo, perché l'ho comprato appena uscito, poi l'ho lasciato lì, ho aspettato a leggerlo, perché non volevo in qualche modo fare un confronto con quell'altro libro su un tema simile, quello di Ian McEwan, Macchine come noi, e dalle recensioni insomma sembrava avessero alcune similitudini questi due libri. Allora ho aspettato, insomma, avevo paura, e poi invece l'ho letto. E è un bellissimo libro, Casio Esiguro è premio Nobel, lo conosciamo, io amo moltissimo questo autore. In questo libro lui apparentemente si occupa della, come dire, dell'influenza dei robot, dei quasi umani, no? Nei confronti della società. Ma è molto diverso, per esempio, da Ian McEwan, perché Ian McEwan descrive con la sua lucidità estrema, la razionalità estrema la società e l'influenza di questi robot. Mentre sembra che Esiguro si concentri più su di noi, sull'umanità, sulla società, e questi elementi, questa Clara nel caso particolare, sono così elementi che ci aiutano a ragionare su quello che siamo o che potremmo diventare. La storia è questa: Clara è un robot, uno dei tanti robot che vengono prodotti. Il suo obiettivo, l'obiettivo di questi robot in gran parte è quello di aiutare i bambini a crescere, a diventare degli amici per i bambini, a diventare qualcuno che li aiuta. E è in una vetrina e dopo un po' di tempo viene in qualche modo visto e scelto da una bambina e diventa, come dire, viene comprato dalla famiglia e va a stare con questa bambina che ha qualche problema di salute. E questo robot impara, anche lui come quello di McEwan, impara un pochettino a conoscere questa ragazza, a conoscere come comportarsi, eccetera, e dimostra, come dire, una grossa umanità, ecco. Dimostra, secondo me, qualche cosa di più umano che artificiale. Ma il punto è la società che viene descritta, perché i bambini, quelli del libro, per esempio, non sono bambini normali. Ci sono i bambini che sono stati trattati in qualche modo, che sono stati rafforzati, che sono stati dotati di qualche cosa di più degli altri, non ci dice come, probabilmente con interventi di natura genetica, e bambini che invece non hanno subito questa operazione, la chiamo io, no? E quindi abbiamo già un ricordo di un libro che ha scritto molto tempo fa, Non lasciarmi, di Esiguro, dove venivano fatti crescere dei bambini che in qualche modo, non dice mai esattamente le cose, in qualche modo servivano da pezzi di ricambio per altri bambini, no? Questi potenziati e non potenziati, e non si capisce bene cosa c'è. Alcuni di questi bambini, a causa di questa operazione, una è la sorella della nostra protagonista, è morta. E quindi siamo in un mondo dove si modificano le caratteristiche dei bambini, dove si possono cambiare le cose, un mondo veramente diverso. C'è un altro aspetto che però che viene accennato e in cui l'evoluzione, non voglio parlarvene, è questo qua. Addirittura qualcuno ha pensato nel libro di utilizzare questo AA, vengono chiamati così AA, BB, eccetera, e questi robot, per, come dire, sostituire i bambini che muoiono. Secondo l'idea, questa è una delle idee che viene solo accennato perché forse è troppo terribile da accettare, che in fin dei conti dentro di noi non ci sia nulla di non riproducibile dalla tecnologia, e quindi tutti noi non siamo altro che macchine, e possiamo appunto essere sostituiti da qualcun altro che impara ad essere come noi. L'unica difficoltà è dal punto di vista estetico, cioè
fare uno come me uguale, forse è facile dal punto di vista mentale, eccetera, ma insomma va studiato dal punto di vista della faccia, del modo di essere, della riconoscibilità immediata. Qui fa venire in mente un pochettino l'esperimento virtuale, no? Il cervello nella vasca, nel quale si descriveva un cervello che in qualche modo, se noi sostituiamo tutte le connessioni nervose di un cervello e le sostituiamo con un generatore di impulsi adeguati, a un certo punto noi possiamo avere un cervello che è in una vasca semplicemente di liquido caldo, che crede di essere una persona, che crede di agire, eccetera, eccetera. Noi siamo veramente, quello del cervello è un esperimento mentale, e questo potrebbe essere anche un esperimento mentale. Ecco, qui ci inserisce un pochettino nel nostro leggere l'angoscia. Ishiguro ci mette qualcosina che ci fa pensare, un'angoscia non di quelle che ti fa star male, però che ci fa pensare a quella che potrebbe essere una evoluzione, per fortuna direi ancora lontana, della nostra società. Ecco, io lo consiglio assolutamente questo libro. Se volete potreste magari prima leggere Non lasciarmi, che è scritto anni fa, e poi magari leggere questo, oppure se... Come... Eccolo qua, Clara e il sole, tradotto molto bene, dell'Inaudi, costa 19,50 euro, è assolutamente un libro da consigliare. Buona lettura.